diciamo, oggi prevale anche un'altra questione. Qualche tempo fa Marx aveva detto che la religione è l'oppio dei popoli. Oggi potremmo dire che l'oppio dei popoli è il godimento, è questo godere a tutti i costi, questo godere, diciamo così, e l'ideologia del genere rientra in questa denominazione. Ma ancora sull'identità, ecco, vorrei entrare un pochettino, ecco, quindi c'è una linea nella costruzione dell'identità, come si costruisce l'identità? Da una parte c'è la memoria, no? E quindi che vuol dire identico, me stesso e me medesimo? Diciamo, chi è identico a se stesso nello stato di veglia, per esempio, sono sempre me stesso o sono me medesimo? Quindi da una parte c'è la memoria, una linea che va alla memoria, continuità e la temporalità e che costruisce. D'altra parte c'è un oblio, una discontinuità e una atemporalità. Forse è un'ipotesi anche un po' particolare. Due grandi dimensioni ci accompagnano nella nostra vita. Metà della nostra vita la facciamo da svegli e l'altra metà più o meno la facciamo dormendo. Quindi la parte da svegli è il momento in cui, come rinforzo la mia identità durante il giorno? Attraverso l'empatia. Vedo una persona che soffre. Durante il giorno il fenomeno dell'empatia, quale cognizione profonda, mi fa capire che non riuscirò mai a sentire il dolore dell'altro, a capire, a comprendere la gioia anche felicità dell'altro, perché anche qui la felicità è il dolore. La felicità è una cosa straordinaria della vita, non è una cosa ordinaria. Ciò che è ordinario è il dolore che è ordinario nella vita. La felicità tutti sanno che non dura, ma forse a volte nessuno ci crede. Per cui la felicità è qualcosa, non possiedi la felicità, ti senti felice, è un'altra cosa. Felicità non puoi, perché la felicità è qualcosa che così bisogna cogliere in quel momento e nient'altro. Allora durante il giorno il fenomeno dell'empatia, quale cognizione profonda, mi fa capire che non riuscirò mai a sentire il dolore dell'altro come mio dolore. E quindi è un elemento di separazione che rinforza la mia identità, perché colgo che l'altro è diverso, colgo la diversità dell'altro, l'impossibilità di cogliere pienamente la sofferenza, il dolore, la gioia, la felicità dell'altro. E la notte, il sonno, rinforza la mia identità. Quindi di giorno l'empatia e di notte il sogno. Quelle cose che sono, le cose che mi accadono nel mondo onirico, mi ricordano che accadono a me. Quindi la parola identità o tutto non ha nemmeno un'etimologia ben chiara, perché da una parte i latini avevano capito idem ed ipsi, me stesso e me medesimo. C'è qualcosa che permane nel tempo, ne si costruisce il rapporto all'altro, l'ipsità, ma qualcosa rimane lo stesso, io sono me medesimo, la medesima persona attraverso anche il tempo. E allora qui entriamo nel discorso del volto, anche il volto come incarnazione anche dell'identità. Ho parlato di volto, non ho parlato di visi, di musi, di faccia, perché la faccia è qualcosa che mi faccio a seconda delle situazioni, faccio la mia faccia. Posso fare la faccia così. Posso arrossire, posso avere la faccia tosta, ma la faccia è qualcosa che noi ci facciamo secondo le circostanze. Alle volte facciamo il muso, tanto è vero che una persona può fare il muso, si è arrabbiato, cioè con me mi ha fatto il muso, mi ha messo il muso, si dice, no? Però un animale non ha una faccia, un animale ha un muso. E quindi questo, alle volte si cammina dinanzi alle persone come si cammina dinanzi alle macchine parcheggiate. Non si sa nemmeno quelle che macchine siano sfiorate quando si entra nel parcheggio.